Allora, salve ragazzi, qui dal 38, come va? Che si dice? Allora, eccoci qua, siamo su Dead by Daylight, ragazzi. Dead by Daylight. Lo so, io ve lo dissi che l'avevo comprato e ve lo dissi che lo avrei portato. Mo' farò un bel po' di giochi, un po' di gameplay, imparerò a giocare perché non so giocarci. Io lo so, ho scaricato. Era in offerta, ho trovato dei DLC ignoranti e ho scaricato tutto, tanta roba, tanta roba. E infatti, ragazzi, senza giocare, ve lo faccio vedere subito. Vado ad esempio al negozio, sono di livello 1 in generale e ho già un sacco di personaggi, li faccio vedere. Io ho sto Ciuato, che vabbè, abbiamo lei. L'abbiamo vista pure nel trailer che fecero di Resident Evil, che fa pure una brutta fine, poveraccia. Allora, noi potremmo, vedete, trovare dei costumi variabili per i personaggi. Ci sono quelli più rari, quelli così, quindi si può personalizzare almeno questo. Mo' io non credo che userò tantissimi personaggi. Ho un brutto raffreddoroso. Oh, cavolo! Odio quando tiro il naso, non si fa, raga, eh. Allora, qua fa vedere un bel po' di costumi. Vedete, si possono acquistare tramite questi li ho ottenuti, i punti valuta sangue, tramite eventi che io non ho fatto, però essendo che avevo il gioco me li hanno accumulati man mano, ogni tanto entravo. Vedete quanti personaggi comunque. Ma do questo vestito così, no, vi prego, no. Già lei mi garba un po' di più, però è una steelpunk praticamente. Guardate, raga, io la farei, sì, perché io devo poi fare dei costumi alternativi. Qua, wow, questo costume così sembra figo. Poi che abbiamo? Ah, beh, lui non si tocca. Lui è, vabbè, Bill, cioè, state scherzando. Lei la prenderei volentieri. Per chi non la conoscesse, è un personaggio di Buonanotte, con Pyramid Head, Silent Hill. Non mi veniva Silent Hill. Oh, questo è un altro personaggio che invece ho acquistato tramite questi cosi qua. L'ho comprata e onestamente il costume che mi piace molto da fargli mettere sarà questo qua. Assolutamente. Quindi figurate. Poi abbiamo lei, che è boh, non so chi sia, costume un po'. È un personaggio. No, lei è di, come si chiama? Stranging, là, quella cosa strana. E infatti lui è il protagonista, che io, oh cavolo, mi dicono che gli somiglio, però non me se. Oh mio Dio, che vestito di me. Vabbè, niente. Poi abbiamo lei che non so chi sia. Costumi però, colori, costumi schifosi. Oh mio Dio, quello no. Assolutamente. Oh sì, questa è l'altra poliziotta. Gli metterei questo costume volentieri. Assolutamente. Sì. Cos'è la polizia? Li adoro. È inutile dirlo. Sì. E questa è un'altra di Silent Hill, eh. È ovvio che facevo, non la facevo versione ovvio. Vabbè, è inutile dire Jill Valentine, infatti lascialo così, non mi interessa. Che poi c'è l'alternativa del costume del terzo film, però c'è il terzo episodio classico. Vabbè, poi abbiamo lei, che poi la faccia è quasi, no no, sono due facce diverse, ok, meno male. Ah, abbiamo Chris che si può scegliere, Chris, buonanotte, o Leon o oh, coso, Chris. Eccolo qua. Oddio, Chris ha la faccia di Resident Evil 5. Ah, questi sono da sbloccare. Vedete, questi sono tutti i personaggi da sbloccare, per esempio. Sono DLC alcuni, altri non. Si possono comunque acquistare, tramite il gioco. Lui non lo volevo prendere, però poi ho evitato, lo ammetto. Oh mio Dio, Salvio, Salvio, porca miseria, il mio amico Salvio.
Per chi non lo conoscesse sarebbe dictato. Sì, si chiama Sad. Vabbè, dai. Madonna, quanto è depresso questo. Oddio, sei una bambina. Madonna, quanto sei piccola. Difficoltà facile, sì, perché ci sono i livelli di giocabilità, insomma. Oh, interessante. Però andiamo a vedere i mostri. Io ho un bel po' di mostri. Questo è uno dei mostri che ho. Ecco, vabbè, che questo è il base praticamente. Vabbè. Ah, ecco quest'altro qui. Cioè, io lo personalizzerò. Non so come o come personalizzarlo, però. Che poi è bello che tu puoi scegliere le caratteristiche e suddividerlo. Da così. Io ad esempio lo adoro così. Mi piace troppo. Sì, oh, non è malvagio. Cioè, le personalizzazioni anche dei mostri mi piacciono un sacco, un casino. Lei, boh, lei la vorrei con questa faccia qua incazzatissima. Mamma mia, e abito invece? No, vabbè, raga, no, vabbè, uso questo, cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, io giocherò a sto gioco solo per fare i costumi fighi per i personaggi. Vi ho detto tutto. Ah, è una donna questa? È una donna? Allora, di faccia, vediamo se. Madonna, no. Questa è bellissima. È una. Porca miseria, che ansia. Solo che di vestito, vabbè, di vestito non è che c'è tanto da scegliere. Vabbè, lui è lui. Cioè, è ovvio che ho preso il personaggio, raga. Che faceva? Non lo Allora, raga, è inutile dirlo, ma io lo prenderò così. Cioè, devo sbloccarlo e lo compro così. Questi servono questi gettoni qua. Che sono questi. Cellule auree. Cioè, si ottengono tramite il gioco, giocando. Quindi, tecnicamente, siamo messi bene. È ovvio che gli faccio il costume così. Cioè, stiamo scherzando. C'è sta pure questa versione, ma mi dà fastidio. Mi sembra un supereroe. No, meglio così. Ah, beh, poi abbiamo lui. Del mostro. Il demone. Il Demogorgone qua. Che però posso scegliere le variabili del corpo. Solo che. Vedete, ad esempio, io andrò con la faccia. Con la cosa incatenata. Che fighissimo. Vabbè, ovviamente abbiamo lui. E io l'ho scelto perché è troppo figo, raga. Mamma mia. Ovviamente, io sono indeciso che lo vorrei. Non so se farlo con i capelli. Con il cappello così. Che è una figata. Poi come corpo, Madonna. Allora potrebbe essere elegante, che non mi dispiace effettivamente. Eh sì, bravo che sputi, complimenti. E poi abbiamo, vabbè, lui non ha costumi. Cioè, non può fare nulla. Lui è così, punto. Cioè, quella cosa del tipo. Come filtrate? Perché sono filtrate? No, ma infatti avevo visto delle skin. Perché infatti sono filtrate? Ah, boh. Ah, e poi abbiamo Nemesis, giustamente. Bellissimo. Vabbè, Nemesis. Ah, e poi abbiamo i personaggi che dobbiamo comprare o comunque avere come DLC. Questo io è inquietante, ragazzi. Non l'ho assolutamente manco morto. Vabbè, questo è inquietantissimo, quel bambino, mamma mia. Vedete, si potrebbe sbloccare o così, cioè, quindi alla fin fine. Ah, tutte e due servono, scusatemi. Quindi alla fin fine DLC. Oh, questo volevo. La piaggia, sì, questo bastardo è. Se non sbaglio, è il personaggio del. Non mi ricordo, ma mi sembra che è di Monstrum. Ah, lui, Loni. Ci sono molti personaggi demoniaci. Mamma mia, inquietante questo. A tema. Ah, questo si vedeva con. Ma ricordo sto serial killer psicopatico. Lo spirito. Ecco, come stavo dicendo prima, come lei anche, Madonna. Inquietantissimo. Sono molti personaggi giapponesi. Di cultura giapponese.
Il clone è inquietante, infatti non l'ho voluto manco prendere neanche se mi pagassero. Ah, e poi c'è lei che è ancora più strano. Vabbè, lui non l'ho preso, però lo dovevo prendere. Vabbè, lui. Vabbè, volevo prenderlo pure, ma non l'ho preso, lo ammetto. Vabbè, lui è completamente pazzo. Questa non solo la strega, che è inquietante lo stesso. Vabbè, abbiamo comunque tanti bei personaggi comunque, raga, eh. Allora, io per iniziare, secondo me conviene. Vedete che cosa mi dice? Mi darà questi cosi qua. Mi darà. Vediamo un po' che cosa mi dà. Noi facciamo un test. Vediamo come funziona il gioco, raga. Vediamo come funziona il gioco. Ok, benvenuto nella nebbia. Ok, Dead by Daylight è un gioco asimmetrico. Ok, strutturato in prove tra un massimo di 4 sopravvissuti, vabbè, un killer assetato di sangue. Nei panni di un sopravvissuto, che superstite, vabbè, uguale, il tuo obiettivo principale è sopravvivere alla prova. Ok, sono un cretino, vabbè. Adesso, vabbè, questa è la base praticamente di come funziona. Ah, insomma, quel coso che servono sempre 4 cacchio di generatori. Noi dobbiamo fare tutto sto casino per aprire 4 generatori, per tenere uno aperto per, vabbè. Ok. Vabbè, test abilità. Vediamo cosa succede. Perché ogni personaggio ha le proprie abilità, raga. Datemi un secondo. Allora, ragazzi, il video è stato interrotto bruscamente. Lo so, uno dirà: wow, come? Sì, è stato interrotto bruscamente. Quindi la seconda parte, il continuo del tutorial, si vedrà al prossimo video. Un po' mi dispiace, sono onesto, mi dispiace perché in realtà dovevo continuare il tutorial e poi. E invece mi hanno chiamato e quindi ho dovuto stoppare bruscamente. Quindi vi saluto qui del 38 e si continua per la prossima volta. Quindi, bella raga, qui del 38 passo e chiudo.